C'era una volta in un piccolo paese non lontano da qui un burattinaio. Si chiamava Marcel Guignol. Le sue marionette, che creava ad una con amore e dedizione, erano di una bellezza fuori dal comune. E le sue storie colme d'incanto accompagnavano le stagioni di tutti i bambini. Ma un giorno il vento gli sussurrò che era tempo di partire. Perché si sa, la magia è inarrestabile e doveva raggiungere ancora molti e molti cuori. Così Marcel Guignol si mise in viaggio. Ma una notte buia, una notte senza luna e senza stelle, mentre attraversava i mari, una terribile tempesta si abbatté sulla sua nave. E il baule che custodiva tutti i vestitini delle sue marionette andò perduto per sempre. All'arrivo il burattinaio era disperato. Non voleva deludere i bambini che lo stavano aspettando. Ma come poteva fare senza i vestitini? I suoi pensieri camminavano sconsolati, quando distratto si scontrò con una bellissima fanciulla, facendole rovesciare il cesto che portava tra le mani. Monsieur Guignol si protese in mille scuse, ma quando i suoi occhi si posarono a terra, rimase letteralmente senza parole. Sparpagliati sulla nuda pietra, giacevano aghi e fili colorati, stoffe e bottoni, nastri e lane morbidissime. L'uomo alzò lo sguardo, domandandosi chi fosse quella splendida e luminosa creatura. «Sono la ricamatrice dei sogni di questo paese», rispose timidamente la fanciulla. Quella notte le loro mani e i loro cuori tagliarono, cucirono e ricamarono insieme la storia più bella. Da quel giorno si narra che Monsieur Guignol e la ricamatrice dei sogni non si siano mai più lasciati, girando il mondo insieme, portando nei cuori di tutti i bimbi le loro storie colme di meraviglia, incanto e amore.